Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale, con la V maiuscola ragazzi, con la V maiuscola. Oggi parleremo di stress, di nervosismo, di rabbia fatta nervi, del nervoso che anche ha attanagliato il sottoscritto fino al 2008 di fatto. Io ero stato ipnotizzato senza ipnosi da mio padre quando ero piccolo, perché mio padre era sempre stressato sul lavoro, in famiglia, chi più ne ha più ne metto. Un ottimo padre, però padre che non parlava, non dialogava, si arrabbiava in pochissimi secondi, ed io ero cresciuto e maturato in questi termini, finché un bel giorno, incrociando la dottoressa Rina Brunini di Los Angeles Beverly Hills, a più di 11.000 km di distanza, ho scoperto che si può eliminare lo stress a 360 gradi, al 101%, e oggi sono la persona più calma, più forte, più equilibrata di questa terra, perché ho seguito le istruzioni alla lettera, alla prova di un nonno, alla prova di un pigro, alla prova di un idiota. Poi, come se non bastasse, ho conseguito un master a Los Angeles con la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Michelangelo Garai in ipnosi clinica, metodo unico al mondo che io ho coniato poi metodo DCS, metodo del dottor Claudio Saracino, e ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo online, ragazzi, e non soltanto per rilassare come fa qualche guru della scienza moderna, ok? Online, come è successo a mio padre, come è successo a me, come è successo a centinaia e centinaia di persone che mi stanno ascoltando in questo momento da tutto il mondo. Per cui di cosa stiamo parlando? Ora la mia mission, finché sono su questa terra, è sdoganare il mio metodo DCS, di ipnosi DCS vera e professionale, ai miscredenti, agli scettici, alle persone di poca fede, in se stessi aggiungo, non in qualche entità, in se stessi, perché l'ipnosi DCS vera e professionale, l'ipnosi in genere, non è né religione né politica. Ora, che cosa succede? Perché una persona è stressata e nervosa? Parti dal presupposto che non nasciamo, e già quando abbiamo 3 mesi nella pancia della mamma il cervello è formato organicamente, quindi registra come una scatola nera di un aereo tutto ciò che ci gira attorno e tutto ciò che gira nella mente internamente ed esternamente di nostra madre. Quindi se la mamma è stressata, se è sotto pressione, per motivo X, i debiti, la vita, l'esistenza, la morte, il marito, i genitori, i fratelli, le sorelle, il lavoro e compagnia bella, o l'amante, bene, che cosa succede? Trasferisce tutto al feto, a noi, quando siamo piccoli. Come se non bastasse, noi nasciamo tranquilli, giochiamo sulle scale mentre i nostri genitori bisticciano o si stressano, oppure vediamo con la coda dell'occhio, come si suol dire, papà o mamma stressati, nervosi, che non hanno pazienza per niente e nessuno. E tutto ciò che ti racconto le ho vissute su di me in prima persona, per cui il sottoscritto è un mentore più che un guru, anche se sono un professionista di ipnosi vera e professionale con la V maiuscola. Mi piace ribadire ciò perché vedo in giro molta ipnosi fuffa, ipnosi paura, ipnosi da spettacolo, e anche aggiungo ipnosi conformista e commerciale, come ha detto un grande personaggio che trovi anche su internet, che viene praticata ed è conosciuta nelle università di tutto il mondo a livello molto ma molto superficiale, per cui di fatto conosce più un autodidatta che ha letto tot libri piuttosto che uno che dice di avere un master, una certificazione in ipnosi. Non perché ci siano effetti collaterali, attenzione, non esiste nessun effetto collaterale, ma spendere soldi ad minchiam non va bene, ok, come si dice a Londra. Detto ciò,
quando nasciamo, quando cresciamo, che succede? Che noi, vedendo da piccolini, soprattutto sotto i 6 anni, ma anche sotto i 10 per alcuni, e papà, mamma o parenti o amici stressati che si arrabbiano, che cosa facciamo? Inconsciamente, senza rendercene conto, il nostro subconsciente, il nostro pilota automatico, la nostra mente profonda, l'88% della nostra mente registra, assorbe e fa diventare la nostra persona, la nostra coscienza, la nostra logica, il nostro corpo tarato, sincronizzato, programmato, dice qualche guru, educato, a me piace dire, convinto nelle viscere del proprio DNA a comportarsi in un certo modo, come la figura, la persona, le persone che ha visto da quando ha messo piede su questa terra. Quindi stress, nervosismo. Andiamo subito al dunque. Quando il sottoscritto cresceva, avendo avuto un padre, ripeto ancora una volta, ottimo, adesso mio padre è scomparso da 2 anni a questa, nel 2018 è scomparso, dopo 10 anni di ictus, che è stato risolto per l'80% dall'ipnosi vera e professionale, bene. E il sottoscritto, nelle proprie aziende in tutto il mondo, ogni volta che succedeva un problema, ma anche quando ero uno studente alla fin fine, senza una lira in tasca, vicino a Milano, in quel di Modena, saltava dalla sedia a 3 metri. Ok? Perdevo la pazienza in maniera incredibile, andavo in tachicardia, il mio cuore sentivo palpitare a livello accelerato con il cuore in gola, mi arrivava il cuore in gola, ragazzi, e fumavo 3 pacchetti di sigarette, mi ricordo ancora nel 2008, prima di incontrare l'ipnosi di CS vera e professionale, che una sigaretta ancora fumava nel portacenere e io ne accendevo un'altra. Ok, io mi ricordo molti collaboratori che sono rimasti accanto a me, che si ricordano quel periodo, ma durava da una vita e non me ne rendevo conto, era più forte di me. Dopodiché ho iniziato a usare l'Audi MP3 DCS, molto controllo dei nervi, della dottoressa Rina Brunini, e lì la mia vita veramente, dopo anni che facevo ipnosi da autodidatta, perché avevo letto più di 2000 libri, avevo miscelato, incrociato tutte le tecniche immaginabili e possibili di ipnosi vera e professionale che leggevo nei libri anche antichi del 1600-1700, avevo risolto casi di insonnia, depressione, panico, ansia sulle spiagge, 10-20 persone alla volta, sulle strade, nei ristoranti. Ho avuto la fortuna di avere una moglie tra virgolette santa, perché santa non è, però che non mi diceva nulla, o almeno per l'80-90% si girava dall'altro, cioè non mi ostacolava, quindi avevo ottenuto risultati di dolori cronici incredibili, ma non avevo conosciuto il metodo di Los Angeles Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Michelangelo Garai. E dal 2008 ad oggi io non sono più la persona più stressata di questa terra, più nervosa, niente. Mi sono proprio, il mio nervosismo, il mio passato e il mio subconsciente ha azzerato, ha annullato, come se fossi rinato in quel momento nel 2008, e mi ha scaricato come un parafulmine di Beniamino Franklin tutta la tensione accumulata in quegli anni, vedendo mio padre e anche altre figure eccetera come compagni di classe eccetera, a terra, nelle viscere della terra. Quindi io ho eliminato lo stress. Non vuol dire che certe volte adesso non mi arrabbi, però la differenza qual è? Che quando molto raramente mi arrabbio, mi stresso eccetera, sparisce subito e sento il mio corpo e i miei nervi sotto controllo. Il mio cuore non va più in tachicardia, io respiro normalmente, come il miglior Karate Kid, il miglior Buddha, il miglior Gandhi, stai lì, controlli lucidamente e trovi la soluzione. Mentre prima, perdendo la pazienza, perdendo le staffe, perdendo il controllo dei nervi, tu andavi in tilt, cioè non riuscivi più a connetterti con la realtà, ok? E rischiavi anche di offendere e di farsi offendere da chi gli ruotava attorno, moglie compresa. Ti posso garantire che il mio nervosismo, il mio stress è sparito, non al 101%, al 1000%.
oggi sono la persona più calma e più tranquilla della terra, ho più energia, ho più focus, ho più concentrazione, ho più voglia di vivere, le relazioni sono migliorate del 300%, eccetera, eccetera, eccetera. Sul lavoro rendo 10 volte di più. In tutti i campi rendo 10 volte di più grazie all'ipnosi di CS Vera Professionale. E ripeto, il sottoscritto ha tantissime attività nel mondo. Ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS Vera Professionale perché come tempo è veramente una manciata, perché la mia mission adesso, dopo 10 anni, ho messo 10 anni per mettermi davanti a questi schermi, è quello di divulgare il metodo di CS, che è un metodo di ipnosi di CS Vera Professionale unico al mondo, non esistono uguali, neanche l'ipnosi conformista e commerciale, pur ottima, di Milton Erickson, Dave Hellman, Brian Weiss e chi più ne ha più ne mette, la famosa ipnosi conversazionale da cui io sono partito di fatto. Però il sottoscritto ha conosciuto questo metodo del professore Garai e della dottoressa Rina Brunini, che trovi anche su internet, di Los Angeles Beverly Hills, e ti posso garantire che non hanno uguali nel mondo. E aggiungo, con la mia esperienza personale dal 2008 ad oggi, in cui io mi ipnotizzo la mia persona H24, e anche in questo momento io sono ipnotizzato in maniera incredibile. Infatti nel libro che uscirà a breve parlerò delle mie esperienze, ok? Ti posso garantire che se tutta la società, il mondo, le persone conoscessero questo metodo, ci sarebbe una società più forte, più sicura, più ottimista, più solare, più, senza se, senza ma. Naturalmente, perché è diverso dall'ipnosi conformista e commerciale? Perché tu puoi utilizzarlo anche per il tuo caro, la tua cara, che non vuole essere aiutata, aiutato, che sta buttato magari nel letto davanti alla TV, magari con una bottiglia di vino, oppure in preda alla depressione, che non vuole andare né online né dal vivo da nessun guru perché si vergogna, perché è così pieno di sensi di colpa e che vuole punirsi da solo o da sola, perché ti senti impotente come genitore per aiutare tuo figlio, tua figlia, oppure il tuo vecchietto, la tua mamma, il tuo papà, che stanno buttati nel letto, non partecipano come faceva mio padre, colpito da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la metà della parte destra, che stava buttato nel letto, e la medicina tradizionale diceva non si poteva più fare nulla. Sì, poteva campare anche 20 anni, ma come una larva, come un peso morto. Gli aveva dato l'anticoagulante, io parlo di ictus per parlare di acufene, di mal di testa cronico, mal di schiena cronico, tutto ciò che tu, autismo stesso, epilessia, che tu non hai risolto. Prova l'ipnosi vera e professionale, anche presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, che tu ti trovi a Bordeaux, a Parigi, a Marsiglia, a Milano, a Roma, naturalmente uno che sia anche nel mondo dell'ipnosi specializzato in quella tipologia, non perché ci sono effetti collaterali, ma perché tu non spenda soldi ad minchiam, come si dice in Inghilterra, ok? Scherzo, però voglio dire, nel mondo dell'ipnosi è così vasto, dove esistono soprattutto gli ipnotisti generalisti e gli ipnotisti specialisti. Devi cercare un ipnotista che ha già affrontato il tuo caso, oppure magari anche un generalista, perché no, poi lo giudichi sui fatti. Ragazzi, dai, chi domanda comanda. Allora, detto ciò, oppure se non hai voglia di girare cappelle, ti scarichi un Audi MP3 DCS che fa il caso tuo, come no depressione, no panico, no passato negativo, molto controllo dei nervi, vale a dire no stress, dai e ricevi amore per i chiusi di cuore, eccetera, eccetera, e inizi, perché moltissima gente, anche con un solo audio MP3 DCS, ha risolto i propri problemi. Poi esistono di là degli audio DCS personalizzati, se c'è il caso, se uno li vuole, se vuole accelerare il processo, accorciare i tempi, anche se il tempo non è richiesto dal metodo DCS. Questa è un'altra differenza con l'ipnosi conformista e commerciale, perché non devi seguire nessuna montagna, nessun ruscello, non devi mettere auricolari, non devi partecipare, devi soltanto seguire le istruzioni molto facili, a prova di nonno, a prova di pigro, a prova di idiota, che non rubano il tempo né a te né ai tuoi cari. Quindi è facilissimo, ragazzi, sono soltanto parole semplici, naturali, senza nessunissimo effetto collaterale, e mi riferisco anche a chi pratica l'ipnosi conformista e commerciale, dove qualcuno dice per alcuni casi bisogna stare attenti perché per come,
Io rispondo che intanto il metodo di ICS, l'ipnosi di ICS vera e professionale, non ha nulla a che fare con l'ipnosi conformista commerciale di Milton Erickson, De Velma, Brian Weiss, pur buona per tanti motivi, in primis per le suggestioni. Le parole usate in questi audio MP3 di ICS non hanno nulla a che vedere con le suggestioni dell'ipnosi conformista commerciale, e neanche il metodo non ha nulla a che vedere, per cui sono due elementi che eliminano anche quei dubbi di qualche guru che con i loro diagrammi, equazioni, perché vedono l'uomo come una macchina, dicono che ci potrebbero essere delle cose per rarissimi casi. Dalla mia esperienza, dall'esperienza dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles Baby Hills, zero casi, zero, zero, zero di effetti collaterali. L'unico effetto collaterale che potrebbe capitare è spendere soldi senza ottenere risultati indietro. Però tu che hai girato tanti guru con zero risultati fino ad oggi per il tuo problema, l'insonnia, il mal di testa cronico, l'acufene, il fatto che hai il talento ma non riesci ad emergere in uno sport, la tua produttività, il tuo focus e compagnia bella, bene, tu devi decidere. Ho speso tanti soldi da 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, 8 anni in giro senza di fatto ottenere nulla, soltanto dei palliativi. Perché non rinunciare ad una colazione al giorno per scaricare un Audi MP3 di CS che fa il caso mio oppure del mio caro e provare? Ma male che vada, mi sono giocato una colazione al giorno per 30 giorni. E allora io al tuo posto lo farei, e l'ho fatto con la dottoressa Rina Prunini quando nel 2008 io scrissi in tutto il mondo per mio padre, da ipnotista autodidatta, perché non mi arrendevo all'evidenza dei fatti che la medicina tradizionale ripeteva che non si poteva fare nulla, in quanto mio padre l'avevo portato oltre al medico curante anche da specialisti, neurologi e compagnia bella, che si erano pagati un sacco di soldi per dirmi che non c'era nulla da fare, che bisognava prendere soltanto l'auto anticoagulante perché il sangue non si coagulasse di nuovo in seguito ad una ricaduta, e che e quindi sperare che non peggiorasse, eccetera eccetera. Mio padre da un anno e mezzo, quasi due, stava nel letto con piaghe di decubito, non parlava, non partecipava, non ascoltava, aveva piaghe di decubito in tutto il corpo, stava per andarsene di fatto, depressione cronica, go go. E lì, quando poi ho scritto in tutto il mondo anche a luminari dell'ipnosi, italiani, tedeschi, inglesi, francesi, giapponesi, chi più ne ha più ne metta, in tutte le lingue ho scritto questa email, c'è qualcuno nel mondo dell'ipnosi che ha già affrontato casi di ictus? Perché bla bla bla, mio padre così così così, ho provato anch'io di ipnotizzarlo, scrissi perché era vero, lo ipnotizzai, riuscii a farlo entrare in trance, no? Come ho scritto anche sulla mia fanpage su Facebook, però mio padre non sapevo cosa dire, quindi mi ero un po' impaurito, mi ero fermato, però avevo visto già gli effetti che poteva fare e succedere. Allora che succede? Che mentre stavo per gettare la spugna, la dottoressa Rina Brunini mi risponde: Los Angeles? Sì, qui a Los Angeles abbiamo affrontato, trattato e affrontiamo e trattiamo casi di paralisi, di ictus e casi rari con l'ipnosi vera e professionale. Io, seguace di San Tommaso scettico, dissi: ma vediamo un attimino quanto costa, dottoressa. Mi disse $100, per lei $70. E iniziamo in una mezz'oretta, prendemmo io e mio fratello una sera di giovedì nel 2008, mio padre sotto le ascelle come una larva, un peso morto, lo portammo sulla poltrona del salotto davanti a un computer ciofeco, una connessione ciofeca, una webcam, un microfono esterno, cassa esterna, quindi senza cuffie. Mio padre non parlava, non ascoltava, non partecipava, niente di niente. Mezz'oretta la dottoressa, mentre si girava il latte, il tè, non so cosa facesse, si sentiva la tazza e il cucchiaino, parlava parole comprensibilissime. Dopo mezz'oretta ha detto, schioccando le dita: Rocco, alzati e cammina. Mio padre si alza, rannicchiato, zoppicando, ma camminando, va in cucina da mia madre, e lì i miei occhi sono stati così. Non ci potevo credere, non ci potevo credere, come un bambino davanti alla cioccolata che non si aspetta, oppure ad un film dove uno babba. Ero stato ipnotizzato da quella grande, grande arte
fantascienza che l'ipnosi vera e professionale della dottoressa Rina Brunini. E da lì mio padre è cambiato, si è alzato dal letto. Io per 2 anni ho fatto da assistente online con la dottoressa Rina Brunini, ipnotizzavo mio padre con la dottoressa Rina Brunini 2 o 3 volte la settimana. E mio padre è migliorato dell'80%, con il bastone usciva, parlava con gli amici, rideva, sorrideva e anche sessualmente si era risvegliato. Tu dici che c'entra il sesso? Beh, mio padre è stato sempre molto attivo e lì anche la depressione è nata, perché non funzionava nulla neanche a quell'età oltretutto, però mio padre era così. Ed è stata una grande scoperta. Da lì e la dottoressa ha ipnotizzato anche me in ufficio, perché la dottoressa Brunini con l'ipnosi vera professionale andava subito sul pratico, non troppi bla bla bla, poi ho fatto il corso e infine ho conseguito un master di ipnosi clinica altamente professionale a Los Angeles Beverly Hills dal professor dottor Michelangelo Garai della dottoressa Rina Brunini. Ho messo 10 anni per mettermi, ripeto, davanti a questa faccia, davanti a questi schermi, per divulgare questo metodo unico al mondo, unico, con l'esponente, la radice quadrata o cubica del fatto che il sottoscritto dal 2008 ad oggi, con una tecnica veramente unica al mondo, si ipnotizza H24 come adesso, da più di 12 anni, per avere più energia, più forza, più equilibrio, più voglia di vivere. Ok? Non credere a nessuna parola. Sappi soltanto che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958, dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla e il Papa Polacco si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere. Questo è quanto. Ora fammi tutte le domande del caso, mi sono dilungato un po' troppo oggi perché sto andando da una parte. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E visita anche la mia fanpage Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino e seguimi anche su Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E conclusione delle conclusioni: se sei stressato, nervoso, te oppure uno dei tuoi cari, scaricati Molto Controllo dei Nervi, uno stress che trovi sul sito internet e cambia la tua vita, come è successo a me e a centinaia e centinaia di persone nel mondo. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima.